Che ne so? Era ora? Non lo so io. Tra un po' iniziava l'Europa League. Che ne so? Non c'avevamo ancora nessuno in società per quanto riguarda il DS. Non lo so, una cosa di niente mancava, sì. Un'antichia. Comunque lo hanno ufficializzato oggi. Ciao. Ben ritrovati, ragazzi. Prima di continuare, vi invitiamo a scaricare OneFootball dal link in descrizione, a nostro modo di vedere, la migliore applicazione per seguire il mondo del calcio. Link in descrizione. Gratuita Per sia per iOS iOS e Android, mi sia per Android. raccomando. Detto questo, io vorrei sapere da te un tuo parere su questo nuovo DS. Ok. Un tuo parere su Monchi che alla fine, vabbè, è già un po' che è stato mandato via. Non ne voglio manco parlare. Ok, quindi per te è un capitolo chiuso, giusto che sia stato mandato via. Strachiuso. Secondo te è meglio Petrachi rispetto a Monchi? Oppure, te faccio la domanda in una maniera un po' più articolata. Avresti preferito qualcun altro al posto di Petrachi per sostituire Monchi? La scelta della dirigenza dall'alto ormai è abbastanza chiara su come deve essere fatto il mercato della Roma, quindi secondo me qualunque tipo di DS alla fine che poteva essere scelto tra varie figure, bene o male in linea di massima doveva rispettare un certo tipo di requisiti, come ad esempio un Petrachi di turno che comunque con il Torino non è mai stato abituato a, come ti posso dire, a maneggiare cifre folli, magari faccio un discorso della Juventus comunque, Esatto, che sì. deve andare a comprare un giocatore e può tranquillamente sborsare 80-100 milioni di euro a occhi chiusi. Tra l'altro, permettimi di dire, pelato con la barba, se uno guarda da lontano dice: ma che è tornato Monchi a Roma? Monci italiano, il Monci italiano potrebbe E tra essere. l'altro chiamato a fare un lavoro praticamente No, lo stesso identico, lavoro, la perché sostituisce plusvalenza. Monci, e infatti proprio questo stavo per arrivare a dire. Sì. Deve fare plusvalenze e soprattutto cercare di diminuire i costi, ottimizzare con le risorse a disposizione quella che è poi la competitività della squadra. Obiettivo numero uno, a quanto pare, quindi costi abbastanza contenuti e competitività abbastanza elevata sul campo, quindi con risultati discreti o perlomeno Medio qualche buoni. exploit. Magari che ne so, ci possa portare. Cioè, ormai l'exploit è tipo un secondo posto. Perché parlare adesso di Roma, come diretta concorrente, per così dire, della No. Juventus, è eresia pura, utopia. Definitela come vi pare, ma fino a un paio di stagioni fa era così. Parlavamo di Era la Roma, realtà, era la realtà, esatto, era una delle tre parlavamo squadre più forti del campionato. insieme alla pari del Napoli praticamente, Sì. con la Juventus avanti a tutte. Invece la Roma adesso in questo momento si è abbastanza defilata, se non addirittura fatta superare sicuramente dall'Inter, e chissà, forse addirittura pareggiata dal Milan, perché Le comunque situazioni sono le simili. situazioni di Roma e Milan sono abbastanza Sì. simili. Fatto sta che comunque questo DS dovrà proseguire sperando in meglio il lavoro di Monchi, che ha distrutto completamente una squadra, l'ha smantellata da capo a piedi. Allora, però voglio un attimo fare una premessa. Distrutta, smantellata, sempre in base a quelle che erano le richieste della società. Diciamo che lui ha Sì, sbagliato ha sbagliato praticamente tutti i tipi di tutto, scelta perché comunque. tranne Zaniolo, Sì, permettimi di che dirlo. ho detto già in un altro video, ha azzeccato questa mossa praticamente per sbaglio. Probabilmente sì. E di conseguenza, cioè comunque Pallotta, come ha messo lui stesso in una lunghissima lettera che scrisse poco tempo fa, dove praticamente ha confermato di aver sbagliato nell'aver dato troppa callanza, come si dice a Roma, a Monchi, quindi di avergli dato troppa fiducia. Gli ha dato pieni poteri Gli ha dato pieni praticamente. poteri, quindi si è affidato completamente a quelle che erano le scelte di Monchi, e adesso ne stiamo pagando pesantemente Le le conseguenze. conseguenze. Petrachi dovrà ricostruire tantissimo, Quasi tutto. quasi tutto, Ripartendo partendo. da negativo, da una situazione già negativa di per sé, perché le prime cose che dobbiamo fare sono Vendere, ma vendere. dobbiamo pensare che la Roma entro il 30 di giugno avrebbe in teoria la necessità di fare delle plusvalenze. Siamo al giorno 25, domani quando vedrete questo video sarà già 26, e la vedo difficile che ci siano delle notizie così di punto in bianco che ci possano permettere insomma di fare plusvalenze, a meno che non Mano si dia lassa. un'accelerata, proprio quello stavo per dire, agli affari Manolas, Napoli e Dzeko Inter. O il Sharawi eventualmente Di quello io ne parlerei. in un Allora, video in dedicato. un No, video non ne dedicato ne parliamo, non ne parleremo a parliamo. parte, perché comunque è una cosa abbastanza recente, ma Manolas e Dzeko invece è una cosa abbastanza Già vecchia, risaputa già, cosa sì, vecchia. che va avanti da parecchi giorni. Dzeko ormai da mesi, aggiungerei. Te posso fare sta domanda? Sì. Ma secondo te,
tutta questa forse indecisione da parte della Roma o comunque questa titubanza nel cedere. Dici, ok, qua, su quali giocatori? Non sanno magari neanche loro su chi continuare a puntare e su chi no. Magari sanno che devono fare la cessione e non lo sanno manco loro. Dice, facciamo partire Dzeko, facciamo partire Manolas, facciamo partire Shaarawy, facciamo partire Florenzi, facciamo partire Kolarov, perché facciamo poi... partire Zaniolo, facciamo partire quello, Lunda, quell'altro. Non è che magari adesso che abbiamo ufficial, anche se già il DS, diciamoci la verità, c'era, era fittizio ma c'era, perché se parla di Petrachi che stava sotto traccia a lavorare per la Roma già da un po' di tempo a questa parte. Situazione che poteva diventare anche abbastanza spinosa, perché ricordiamolo, insomma, questa è una cosa di cui dovevamo parlare forse prima nel video, ma lo facciamo adesso perché sì, me ne stavo dimenticando. Sì. Cairo si stava mettendo abbastanza di traverso sulla questione Petrachi, perché comunque dice è un mio dipendente, lo sto pagando io, ma sta lavorando letteralmente per un'altra squadra. A me questa cosa non mi sta bene. E credo che sia anche giusto. Giustissimo, ovviamente. Parole giuste da parte del presidente. Mettersi nei panni del presidente Cairo, secondo me, è la cosa minima che possa fare qualunque persona. Dio, ma che stai a fa? Tu sei un mio dipendente e lavori con me finché tu non trovi l'accordo. Comunque io non decido di mandarti via e poi lavori per un'altra squadra. Certo. È stato trovato un accordo, secondo me abbastanza inusuale, proprio secondo me la caratteristica della Roma, che per ste cose se le inventa di tutte, tutte da noi si sentono dire. Cioè manca a dire che hai preso... non è che dici, hai preso, vabbè, per un giocatore del Torino, ti interessa fortemente. O comunque un DS di quelli top... Te faccio un esempio, cioè, il Marotta della situazione, dicevo, non ce lo vanno proprio, sto, è utopia, ovviamente è andato all'Inter, però dicevo, Marotta. Sì, per fare esempio, dicevo, insomma. Gli diamo due giovani, perché così magari l'ingolosiamo e magari decidono di... No, lo abbiamo fatto... Per carità, non per sminuire la figura di Petrachi. No, no, assolutamente no, però mi sembra ovviamente, abbastanza... ovviamente bisogna stabilire determinate gerarchie anche in base ai club d'appartenenza, certo, le plusvalenze che si riescono a fare di qua e di là e alle operazioni che riescono a portarsi a casa. Certo. Marotta attualmente, ho fatto il nome ma ne potevo fare altri, sì, sì, sicuramente uno dei migliori. Mi viene sempre in mente che in genere è difficile sentir dire un DS che si trasferisce in un'altra squadra per soldi. E in questo caso invece la Roma ha dovuto comunque pagare, perché cedere questi due giovani, parliamo di Bucri esatto, sì, è una cosa a me, a mio modo di vedere, molto molto inusuale. Sì, sì. E quindi tu hai pagato questo DS cedendo due giovani di prospettiva, dandoli al Torino. Sì, sì. Per sbloccare praticamente questo, questa querella, questo affare, questa trattativa. Trattativa che altrimenti, permettimi di dire, non sarebbe... Secondo me non sarebbe andata avanti. E ha ragione, devo dire, perché comunque non ci stava facendo una bella figura Petrachi, non ci stava facendo una bella figura la Roma. E Cairo aveva tutto il diritto di pretendere, di rivendicare, che esatto, che il suo dipendente facesse il suo lavoro, non nella società per cui era pagato in quel determinato momento. Esatto. Come lo vedi il futuro della Roma con Petrachi? Secondo te quanto gli verrà dato potere per decidere sul mercato? Ecco, questa è una domanda che ovviamente noi da tifosi ci facciamo. Beh, probabilmente il e potere... soprattutto, ma quanti soldi possiamo spendere? Allora, tutto secondo me dipende sempre dalle cessioni che verranno fatte entro il 30 di giugno o comunque a ridosso di quella data. Staremo a vedere quali cessioni verranno fatte, quante plusvalenze riusciremo a portare a casa. E dobbiamo autofinanziarci con le plusvalenze, da quel che ho capito. Autofinanziarci no, penso che un bel budget a disposizione della Roma, c'è, lo potrà spendere. E poi senza, a fine anno, ovviamente, senza troppi problemi. Sì, però poi a fine anno ci sarà sempre lo stesso problema di ripianare i bilanci, perché comunque ce l'avrai un po' in rosso. Beh, dobbiamo vedere anche questa cosa qua, perché comunque la Roma in una situazione di fair play finanziario, da quello che ho avuto modo di capire, è abbastanza buona. Non è in così grave, no, difficoltà, esatto. Però comunque sei sempre costretto come a cedere. Sei sempre costretto a cedere un pezzo pregiato per pareggiare la situazione. Per carità, sono d'accordo. Vediamo come si evolverà la situazione. Ma secondo me Pallotta metterà a disposizione qualche capitale in più. Verranno acquistati secondo me giocatori mirati e solamente necessari alla causa. Non sarà fatto come l'anno scorso, che verranno presi giocatori alla cazzo di cane, passatemi il termine, perché sono stati presi a raffica uno appresso all'altro senza il consenso del... comunque Monchi c'ha completamente senza la coordinazione dell'allenatore, di quell'allenatore. Ci sono, ci ha fatto prendere questo, ha preso i pedini e gli ha messo in campo. Mando via 1, 2, 3, 4 e mi prendo 5, 6, 7, 8, 12. Quello gioca col 4-3-3 e gli piani i trequartisti, ecco, esatto. Questo è il discorso. Secondo, e appunto, e gli dà 4 milioni all'anno, ogni nome riferito
riferimento a fatti, nomi, cose o persone è puramente casuale. Pedraghi però secondo me avrà, non dico pieno potere come ce l'ha avuto Monchi, ma ce l'avrà abbastanza, perché comunque è una cosa prettamente, come te posso dire, caratteristica della Roma americana con Pallotta presidente. Comunque i suoi dirigenti hanno sempre avuto abbastanza carta bianca sulle decisioni da prendere. Se Pallotta non ci sta mai, è De Calcio, ma permettetemi di dirlo, capisce, è un grandissimo poco imprenditore e tutto quello che volete, però non ha tantissime competenze, può capire, non di vorrei tante offendere cose. Esatto. Secondo me non stiamo offendendo nessuno, stiamo forse dicendo solo le cose come stanno, cioè comunque è la verità, assolutamente. Non parliamo comunque di una persona italiana che comunque è cresciuta, ti faccio un esempio, con la filosofia del calcio, con la filosofia calcistica, i Sensi, gli Agnelli o via dicendo, i Moratti, insomma, esatto, i Berlusconi, le classiche famiglie che hanno portato sul tetto del mondo le squadre italiane di calcio. Però ecco, comunque è un grande imprenditore, quindi ha operato con la Roma come se fosse un'azienda, non proprio come una squadra di calcio. Questo lo abbiamo visto soprattutto negli ultimi anni. Però appunto per questo, proprio perché sa che lui personalmente non è un grande intenditore, si fida molto di quelli che sono le persone che gli stanno intorno. Forse anche un po' troppo. Non forse vorrei ritornare troppo sul discorso De Totti, perché sappiamo benissimo il pensiero De Totti, il pensiero De Pallotta. Noi purtroppo ci troviamo Baldini. Ecco. Noi ci troviamo nel mezzo, tifiamo Roma, ovviamente vogliamo il bene della Roma. Ovviamente, noi siamo tifosi. E quindi speriamo da tifosi che alla fine comincia ad arrivare a qualche risultato, una coppetta, certo, una gol, giusto per ricominciare a vincere dopo 11 anni di nulla. Quindi te lo ripeto, ti faccio la domanda con cui ho aperto il video: giusto dirigente, giusto DS per la Roma secondo te? In questo momento sì, in questo momento sì. Perché ovviamente, ad esempio, un Marotta o chi per lui difficilmente sarebbe venuto da noi. Se lo sono accaparrati altri, questo tipo di dirigenti barra allenatori. Come lo avresti visto un ipotetico ritorno di Sabatini? Io te la butto là. Io l'avrei visto bene, sinceramente. Perché comunque con Sabatini si era raggiunto, secondo me, quell'equilibrio tra le giuste cessioni e gli acquisti giusti. Si valorizzavano sicuramente di più i giocatori acquistati. Sì, bisogna ammettere. A cercare acquisti comunque giovani che ti permettevano poi di poter rivenderli, sì, eventualmente ad un prezzo sicuramente più elevato rispetto a quello al quale li hai acquistati. Certo. Ma comunque allo stesso tempo ti garantivano un certo rendimento sul campo. Sì, mi viene da pensare a Rudiger, mi viene da pensare a Salah. Potrei fare tanti di nomi. E penso che Pedraghi possa però operare sulla stessa linea di Sabatini. Proprio secondo me con budget più limitato, con budget più chi limitato non so fino a che punto. Secondo me la differenza starà tutta nei prezzi di mercato, che sono cambiati tantissimo già dall'epoca Sabatini, perché non è che parliamo di chissà quanti anni fa, parliamo, esatto, di 2-3 anni fa. Però i prezzi sono praticamente, i prezzi sono completamente diversi. Ormai un qualunque giocatore con meno di 20 milioni non te lo porti via, ma un giocatore qualunque, non è che sto dicendo, no, è vero. Un qualunque giocatore, una mezza stagione fatta bene, 20 milioni con meno di quello non te compri nessuno. Quindi dobbiamo vedere che cifra metterà a disposizione Pallotta, chi ci avrà intenzione di comprare Pedraghi, come verrà strutturata la squadra, magari con un po' di coesione, un po' con Fonseca, magari che adesso, visto che adesso sono state ufficializzate entrambe le figure, forse potrebbero essere un po' più a contatto. Saremmo un attimo, cioè sarebbe darsi la zappa sui piedi un'altra volta, cioè ci sei cascato una volta, per cortesia non lo fare più. Anche perché senti di che quello non coopera con quell'altro, con quello, cioè è veramente una cosa impensabile a sti livelli. Stiamo a parlare di una Serie A e va bene, dobbiamo vedere ancora tante cose, futuro abbastanza nebuloso, io incerto, io non dispero, no, metto le mani avanti da inguaribile sognatore, tifoso da Roma, romantico, quello che cazzo mi pare, provo sempre a vedere il lato positivo di tutto, speriamo bene. Verrà giudicato ovviamente in base ai risultati e sul campo e in termini di campagna acquisti, ma vorremmo sapere da voi che cosa ne pensate nei commenti. Vi lascerò qui in alto a destra un sondaggio in cui vi chiederò qualcosa, non lo so, voi rispondete. E io ti dico che appunto non mi voglio esporre, perché dire che schifo di scelta e poi magari te fa milioni di plusvalenze, la Roma riesce a arrivare a terza, sto di una stronzata, però io oppure infatti cioè bisogna sempre, perché io poi sono sempre del parere che quella determinata persona in un ambiente magari è top. Monchi per esempio, te lo ricordi al Siviglia? Ci hanno vinto l'Europa League come se non ci fosse un domani. Quel determinato personaggio portato da un'altra parte non è che improvvisamente diventa una pippa, è che proprio ci stanno quelle persone
Non lo so, evidentemente c'hanno competenze, diciamo, in altri tipi di campionati, magari, capisci quello che voglio dire? Non so se mi sono espresso. No, sto capendo assolutamente. Sono persone che stanno all'interno del mondo del calcio. Comunque, non però... è che uno è un fenomeno da una parte e un coglione dall'altra. No, non si va mai a fare l'interesse opposto alla squadra. Non è che vai là per fare del male. Tu stai facendo il tuo lavoro, vieni pagato per farlo. Ovviamente. È ovvio che tu ci metti il 110% per provare a fare del bene. In tutto quello che fai. Però purtroppo, chi lo sa, anche l'ambiente della Roma, una cosa e un'altra, alla fine, perché poi i risultati sul campo, quando i tifosi fischiano i giocatori, è tutto l'insieme. È tutto l'insieme. Capisci tutto bene? Comunque... Quindi è un meccanismo che deve funzionare proprio quando accendi in il motore, todo. Deve funzionare certo, tutto. Certo, se solo un ingranaggio, un pezzetto non funziona, te ne vai bene. Non dimentichiamo pure che comunque Petrachi sono 10 anni che lavora con il Torino, anzi che ha lavorato 10 anni. Col Torino. Di esperienza quindi ne ha di esperienza in Serie A e nel campionato italiano ce n'ha a dir poco. Sicuramente qualche tanta. Buon giocatore lo ha portato a casa. Ragazzi, vorremmo sapere da voi che cosa ne pensate nei commenti. Scaricate OneFootball dal link in descrizione, applicazione gratuita per tutto il mondo del calcio. Seguiteci su Instagram e Telegram, lasciamo tutto in descrizione. Commentate, condividete, iscrivetevi al canale. E ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Ciao. Sempre Forza Roma. Sempre Forza Roma. Dai, Iero.